Lussuosi locali spacciati per uffici di una società che operava nel settore della compravendita e della locazione di immobili. Ma in realtà si trattava di una villa con sauna, bagno turco, doccia emozionale e impianto home theater di un imprenditore di Cirié e della sua compagna. La truffa è stata scoperta dai finanzieri di Lanzo, che hanno accertato un'evasione fiscale per oltre 900.000 euro. Tutte le spese sostenute dall'uomo per la gestione dello stabile, alle bollette della luce, agli importi dell'IMU, venivano registrate come costi della società, ma anziché comprare l'immobile come privato e pagare le tasse sull'acquisto e sul mutuo, ha simulato l'utilizzo ai fini aziendali. Una volta scoperto, l'imprenditore ha cercato di intestare la società ad un prestanome, già noto alle forze dell'ordine per casi di raggiri. Entrambi sono stati denunciati alla procura di Ivrea per reati tributari. Rischiano fino a 4 anni di carcere.